Traffico rallentato e code, soprattutto per i mezzi pesanti provenienti da Prato, hanno caratterizzato sin dalle prime ore del mattino il traffico in via Toscana a Pistoia, diretto verso la zona di Sant'Agostino. L'intervento, programmato dalla provincia, è per la sostituzione dei giunti sul cavalcavia della tangenziale est. Un blocco totale del traffico per diverse ore della giornata, dalla rotonda sino alla zona industriale di cittadina, per consentire l'apertura del cantiere. Da domani inizieranno i lavori, che dureranno, secondo il cronoprogramma, sino ad inizio di giugno, interessando anche la strada in direzione sud. Abbiamo previsto un intervento per ripristinare giunti del viadotto. Sono 10 giunti. Stamattina l'intervento prevede la chiusura completa del tratto per poter allestire il cantiere di lavoro. Da domani però il traffico in direzione Sant'Agostino sarà ripristinato con una doppia corsia, quindi l'afflusso alla zona industriale riprenderà regolarmente. Siamo dispiaciuti stamani per l'inevitabile ingorgo che si è creato, ma è un lavoro che purtroppo non potevamo più rimandare. Rispetto alla situazione di qualche mese fa, quello dei giunti ugualmente lesionati ma sul ponte che attraversa l'Ombrone, che è stato chiuso per diverso tempo nel suo traffico regolare, questo intervento che differenza ha? Allora, questo intervento è già programmato da diversi mesi, quindi nonostante l'entità sia molto più grossa del lavoro dei giunti sull'Ombrone, richiederà un tempo approssimativo di circa un mese e mezzo, tempo permettendo. Come ho detto, è già stato programmato, quindi siamo qui con l'impresa Ruberto Costruzioni, che già da diversi giorni abbiamo organizzato il lavoro, l'intervento, e quindi a differenza dell'altro sull'Ombrone, questo non è fatto in somma urgenza, ma con una programmazione ben precisa e coordinata con la ditta.